Andiamo a vedere un altro dressing tratto dalla geniale mente dello scomparso ormai Shane Stalkup, la cosiddetta Gilled Fizentail. Una mosca abbastanza articolata, è una ninfa che viene costruita senza testina, ottima se è lanciata con il supporto di un'altra ninfa che potrebbe portarla giù o anche da sola su pesci che stanno ninfando in superficie. È un bellissimo mix tra una mosca vecchia come quella di Frank Sawyer, la Fizentail classica, ma prevede l'utilizzo di materiali molto più moderni come ad esempio il tubing per la realizzazione della nervatura addominale della mosca. Cominciamo proprio col fissare le nostre code e vediamo i passaggi costruttivi della mosca di Stalka. Allora, dopo aver fissato il nostro Daiki 1730 sul morsetto, andremo a fissare delle fibre prese dalla coda del fagiano maschio, esattamente come la Fizentail, lunghe più o meno come il corpo, andremo a fissare del micro tubing, materiale sintetico molto elastico, caratterizzato dal fatto che è vuoto al suo interno come un tubo, che quindi non è utilizzabile anche per delle mosche secche. Il tubing ha tante applicazioni, può essere anche costruito con al suo interno del wire e ottenere dei colori molto particolari. Certa velocità al corpo fino alla curvatura della schiena. Il 1730 è un amo che viene spesso utilizzato anche per le stonefly e in questo caso abbiamo deciso di utilizzarlo per un'effimera, un po' come nel caso della Swimming May, che trovate sempre qui nel dressing corner. Questo, esattamente come nel caso della Fizentail, andremo ad avvolgere il nostro fagiano sul corpo. Fino a raggiungere il filo di montaggio alla curvatura dell'amo. Fatto questo, si può rimuovere il fagiano in eccesso. Ora prendiamo il nostro tubing e a spire non troppo strette andremo a sovrastare il fagiano. In questo caso io ho scelto del micro tubing, si può scegliere anche tubing in misura small. Si può scegliere il tubing che si preferisce come colore. Darà questo effetto molto accattivante delle fibre di fagiano imprigionate, oltre, come nel caso del wire, a rinforzare il fagiano stesso dei denti dei pesci.
Ora prenderemo dello struzzo. Due fibre saranno sufficienti. Lo fisseremo per la piuma nella punta. Rimuoveremo l'eccedenza. Rimuoviamo l'eccedenza. Lo intrecciamo leggermente e andremo a dare due giri. Fatto questo, diamo una pettinata alle fibre e andremo a fissare del tinsel piatto o delle striscioline di flashback o una fibra di flashback, quello che si preferisce, lo andremo a fissare nella parte superiore in posizione di sacca. Fatto questo, rimuoviamo l'eccedenza o possiamo sovrastare con il filo. Controlliamo che sia nella posizione corretta e adesso andremo a applicare delle perla di pavone, in questo caso 3. Sempre fissandole per la piuma, in questa posizione qui. Tagliamo l'eccedenza. Intrecciamo tra di loro per dare uniformità al torace e le avvolgiamo il più uniformemente possibile sul torace della nostra mosca. Fatto questo, andremo a fissarle con qualche giro del filo di montaggio. Qualche altro giro, dopodiché un piccolo nodino di chiusura per evitare sempre lo spiacevole scioglimento del fagiano, del pavone. Ora andremo a prendere delle piume, anzi in questo caso una piuma, dal collo di pernice. Andremo a pulire il calamo dalla parte lanuginosa e andremo a portare indietro alcune fibre. Fatto questo, incideremo a V la piuma, ottenendo questa configurazione qui. La metteremo in questa maniera sulla mosca, prendo cura di lasciare le parti e la andremo a tirare sagomando
le zampe della imitazione. Della lunghezza che vogliamo. Ribaltiamo. Il flash notizia per quello che abbiamo utilizzato. Tagliamo l'eccedenza. Ci accertiamo di portare le zampette tutte sui lati, ok, e andremo a realizzare un lato di chiusura. A questo punto, per rendere ancora più attraente la mosca, una puntina di colla qui sulla sacca alare e un velo proprio leggerissimo a chiudere la mosca. Fatto questo, ci accertiamo che l'occhiello sia libero, la nostra Gilead Fisentail la possiamo tenere finita.